la malattia di quest'uomo nel Vangelo? Sarà storpio, paralitico? Non si sa. Però la sua malattia più grave è una malattia che tutti in qualche modo conosciamo. È la solitudine. Io non ho nessuno, dice quest'uomo a Gesù. Ecco, anche a noi a volte capita di non avere nessuno. Nessuno con cui confrontarci, nessuno con cui condividere una gioia, un dolore, nessuno da cui ci sentiamo davvero capiti. Ci siamo tutti davanti a quella piscina, con il desiderio di immergerci in una comunione che risana e la tristezza di non avere nessuno che ci tira dentro. La cosa straordinaria però è che Gesù lo sa, è Lui che si avvicina, è Lui che guarisce. L'uomo in questo Vangelo non aveva chiesto l'aiuto di Gesù, a differenza di altri episodi di guarigione, non aveva neanche visto che c'era Gesù, ma è Gesù che vede, che si avvicina, che soccorre la sua solitudine e siccome sa qual è la sua malattia, torna a cercarlo anche dopo averlo guarito e infatti è Gesù ancora che lo ritrova dopo nel Tempio. Oggi Gesù dice anche a noi, quando ti senti solo, rivolgiti a me, io non ti abbandono. Ecco, io questo fatto l'ho sperimentato diverse volte e particolarmente in due modi. Uno è la confessione e il dialogo spirituale, nel quale le nostre fatiche, le nostre sofferenze, le nostre difficoltà sono portate davanti a Dio attraverso una persona che si fa a sua voce e che ci aiuta a vedere dove da soli non potremmo. L'altro modo è quello di investire nelle relazioni, anche quando ci sembrano povere, facendoci entrare la fede. Come? Uno con la preghiera per i nostri amici e due con un dialogo con loro aperto alla fede. Io ho sperimentato che amicizie coltivate così a lungo andare fioriscono e mostrano una ricchezza e una profondità impensate. E tu, quando vivi dei momenti di solitudine, lasci che Dio entri nella tua vita. E quali sono le tue relazioni più vere? Lì Dio ci entra.